Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Perché non riesco a chiudere questa. Ciao Demoniac Soldier, ma sei nuovo? Non ti conosco. O hai cambiato nome e sei il solito? Fammi capire. Eh sì, pure io tesoro. Ma sei tu? Sei quello che penso? Fammi capire. Allora. Sì, pure io, raga, pure io. Allora. Volevo esprimere il mio parere a riguardo, riguardo questa. No, cambio nick se solito. Allora sei. Oddio, non mi ricordo. Non mi ricordo il nome adesso. Ah, pensieri scritti e di gioia. Ciao! Sei nuova. Non mi ricordo di te. Allora, io volevo dare la mia opinione riguardo questa cosa. Ho seguito un po' tutta la vicenda, ho fatto anch'io dei video riguardo questo. Quello che posso dire, perché si vede male? Si vede male, si vede male. Allora, ah, ok, sei tu. No, ma io non mi ricordo di te, scusami. Oddio, tutte le volte ti chiedo se sei nuova, hai ragione, scusami, non mi ricordo perché c'è tanta gente a volte, cioè nel senso non mi ricordo adesso, è da tanto che non faccio le live e adesso non mi ricordo più. Comunque, ciao Rosanna, tesoro, ciao. Allora, no, dicevo che ho fatto anch'io dei video riguardo. Ho fatto anch'io dei video, ho fatto la lampada stasera innanzitutto, un'altra lampada perché ero proprio. Scusami, devo passare, devo rimediare. Hai ragione, ti chiedo perdono umilmente se posso. Ho la pezzata, ma non fateci caso, esco dal lavoro, sono andato a fare lampada. E quindi sono ancora puzzolente e tutto lucido da dopo sole e quant'altro. Dicevo che ho fatto una live, cioè una live, ho fatto dei video anch'io riguardo, grazie Rosa, ho fatto dei video anch'io riguardo Pamela Prati e non solo, insomma, quindi volevo dire la mia. Allora, molto in breve, sinceramente io non ci ho capito più niente in tutta sta vicenda. È pronto a tavola, bello mio, non è ora di live, se faccio tempo dopo. Ciao mamma, guarda come mi diverto. Marti ci credo, con account fake cambi il nick, prendi dubbi se sono nuovo o no. Allora, dicevo, vado avanti un attimo perché sennò non riesco a dire. Ciao Serena. Allora, dicevo che non è italiano. Dicevo, non ci ho capito molto bene in tutta questa situazione. È un gran bordello, è un gran casino, è veramente una soap opera. Però ho visto le dichiarazioni di Pamela dalla Toffanin. E io penso che lei sia veramente vittima di questa cosa. Perché? Perché comunque l'ho vista veramente provata, sofferente. Non mi dava l'idea di essere una persona che non so come dire, di una persona che mentisse. Cioè, secondo me è stata veramente ingannata. Mi dispiace, sinceramente, non l'ho mai seguita, amata in passato, però sin da piccolo vedevo il bagaglino, quindi mi ricordo un po' quando seguivo il bagaglino, la vedevo, insomma, era la soubrette top proprio. Ecco. Mi dispiace perché penso che lei sia veramente vittima di tutta questa. Stanno bene, tesoro, sono là, guarda, sono là, sono là. E quindi penso che veramente sia vittima di. Ciao! Ciao Anungurama, sei il mio follower numero uno. Ciao tesoro! Ciao! Dicevo, che quindi penso veramente che lei sia veramente vittima di questo brutto gioco. E quindi penso che veramente.
sia dentro questo calderone, in questo bordello, ma che non sia nemmeno consapevole di tutto quello che c'è dietro. Quindi mi dispiace per lei, perché l'ho vista veramente sofferente, veramente provata, veramente concia. Diciamo basta di tutta sta cosa, perché non se ne può più. C'è entrato, c'è uscito. Ciao Silvia, ciao tesoro, ci siamo sentiti un attimo fa. Ciao. E penso che ne abbiamo basta di tutta questa cosa. È una storia triste, veramente tanto triste, ed è una cosa brutta. Che dire, ragazzi, cioè. Però io ci credo, sinceramente, non so più a cosa credere, ma penso che Pamela non abbia detto bugie. Io credo in lei. E poveraccia, ormai la sua reputazione è andata a ramengo, penso. Marti, credevo che fosse una donna intelligente. Io sono più cretina da una settimana, già avevo mandato a raddrizzare le banane col culo. Non lo so, non lo so e non lo so. Si vede che ho fatto la lampada un po', che ho preso un po' di colore, ero proprio bianco. Ne avevo già fatta una, poi ne ho fatta un'altra. Stasera comunque c'è Anung, che è il mio follower number one, che io adoro, si è virtualmente innamorato di me. E quindi mi fa piacere che sia in questa live questa sera qua con noi. E nulla, avevo voglia di fare un salutino, stare un pochino con voi. E nulla, facciamoci un caffè, va, che ora, che voglia di bere un caffè. Un buon caffè non si rifiuta mai. Ma grazie di cosa, Nunga? Grazie di cosa? Allora, i miei pini stanno bene, uno qua. My Makeup World, e avessero fatto a me. Ciao, My Makeup World tesoro, ciao, come stai? Denunciato alla polizia postale. Non le è venuto il dubbio che fosse uno scherzo architettato da qualcuno. Ma che bello vederti qua, tesoro! Ma che piacere! Le altre due sono davvero assurde. Un'agenzia che vale una ceppa. In effetti. Comunque, i miei pinetti stanno bene. Guardateli qua, che belli. My Make, io sono tanto contento di vedere My Make, perché è da un po' che non vedo i suoi video. Cioè, sono iscritto al tuo canale, ovviamente, anche perché mi iscrissi prima io da te, che insomma viceversa, che poi ci siamo conosciuti su YouTube. Ma ti ho conosciuto per caso, adoro i profumi, sei davvero molto competente, sei un amore di persona, ma grazie. Cioè, ma grazie. Grazie mille, mi fa piacere che hai questo pensiero di me, mi fa piacere che la gente mi segue con piacere, perché è una cosa bella, è una cosa positiva. Io spero sempre di non rompere i coglioni, di essere noioso, di portare positività e solo questo, perché non mi piace. Io cerco di tenermi a distanza le persone negative, le persone che mi fanno star male. Cerco sempre solo di portare un piccolo raggino di sole anche per voi, se ce la faccio, se posso e se ci riesco, spero. E quindi, insomma, almeno ci tento. Anima, amore mio! C'è anima, ciao, sei una bella persona, quindi chi ti segue continua a farlo volentieri. Ragazzi, sapete che mi hanno bombardato, tirando via un attimo la parentesi, Pamela, con piacere, sei un'anima bella, grazie Silvia. Allora, chiudendo un attimo il discorso Pamela Prati, ho fatto due video su Ciao Darwin, sono andati molto bene, nel senso che non mi aspettavo di fare tutte quelle visual, mi hanno massacrato di insulti nel primo video. E di dislike non parliamo, ne ho avuto tipo 120 dislike, ma si sapeva, andando a parlare di un argomento del genere, si sapeva che visual si sarebbero fatte e che avrei avuto, cioè mi hanno detto che devo andare al mattatoio. Lo so che era tristante, anche a me non mi piace, a me piace Paolo Bonolis, sinceramente, mi piace come persona, mi diverte e mi piace la sua mimica facciale, l'ho detto, è il numero uno. Sì, quello è vero, ti do pienamente ragione, assolutamente, non posso darti torto. Però sono argomenti che vanno, quindi io ho pensato di dare la mia opinione. D'altra parte, cioè, sì, è vero, non ti posso dar torto, troppe nudità. Però ho voluto fare l'altra volta la puntata sul. Ragazzi, intanto vi faccio il caffè. Allora, hanno fatto la puntata sul web e sulla TV. Tranquilla, beh, ormai tutte le trasmissioni mettono donne in luce solo sessualmente. Beh, quello è vero, ragazzi, cioè, come darvi torto? Scusate.
Scusatemi se sono più luminoso io della luce perché ho la faccia veramente unta. Ma tu hai fatto benissimo, se lo fai tu mi fa piacere. Facciamo il caffèuccio. Ho anche pochissimo giga nel telefono, dovrò fare rimediare con una nuova ricarica per poter fare di nuovo le live e tutte queste cose. A me piace come abbiamo visto, come opinione gradevole è classe, ma classe dove? Cioè, classe non ce l'ho. Cioè. Buono il caffè, ma che buono il caffè? Buono io, non buono il caffè. Allora, oggi mi faccio il caffè dolce gusto espresso in versione Roma. Perché c'era Napoli, Milano, Roma. Mi ispirava Roma perché Roma era intensità tipo 7. C'era Napoli che era 13. Grazie. Chi è? Allora, c'erano gli altri. Ho detto se prendo il 13, cioè secondo me arrivo al lavoro che sono così. Poi cado. Ah, le tazze cinesine, guarda che belle che sono. Sono troppo pucciosine queste, guarda. Le ho prese a Firenze da... non mi ricordo il nome. Le ho pagate un botto. Le ho pagate veramente un botto. Mi piacevano 25 euro l'una, tipo. Ma questa... Allora, 20 euro l'una. Ma l'avevo già detto in una live. Bella la cultura cinese, sì. Allora, l'ho trovata... Allora, no, ho sbagliato. 20 euro l'una. Da Pilons. Si chiama Pilons, quel diavolo di negozio. Ciao, Gabri! Ciao tesoro. Allora, da Pilons ho preso, scusate la faccia unta ancora sul doposole, come dicevo, che ho fatto lampadina. Ero a Firenze, le volevo tutte e due, non avevo abbastanza soldi. Sono andato in una tabaccheria, avevo già preso quella, c'erano per terra 20 euro. E cosa ho fatto? Ciac! Col piede, ci ho messo sul piede facendo finta di aver, che mi fosse caduta una caramella, qualcosa, che ne so. Ho preso i 20 euro e sono tornato a prendere l'altra. Questa è la storia di come... Oddio, ma ho fatto il caffè giusto? Perché ce n'è? Ah, perché ho preso l'altro da lì. E quindi, boh. E quindi è stato fighissimo poter comprare a gratis la seconda tazza cinese. È bellissimo. Il mio Gabriele Simoni, che bello che sei qua. I tuoi Rosanna e Bebino stanno bene. Sì, deve essere mia e soprattutto deve essere a gratis con quei 20 euro che trovai per terra. Andiamo un po'. Sul bar, il barconazzo. Allora, vi faccio vedere un po' come sta andando la mia, il mio terrazzino. Il mio terrazzino delle meraviglie. Allora, guardate qua. Guardate qua. E guardate la piazza, visto che mi hanno anche scritto nel video di Ciao Darwin, mi hanno detto guarda che ti vengo a prendere in piazza e ti scotenno il cuoio. Mi hanno scritto queste belle cose, mi hanno detto che mi uccidono, che mi scotennano il cuoio e che boh, mi fanno di tutto e di più, insomma, quant'altro. E quindi, Madonna come sono unto ragazzi, sono veramente unto, untuosissimo, lucidissimo, c'ho anche qualche bubonazzo. Però almeno ho preso un po' di colore, sono contento, ero proprio bianco, bianco quasi come il colore degli occhi dentro. Mi hanno scritto che devo andare al mattatoio, che fanno cagare le mie recensioni, le mie telecronaca. Ma come fa ad essere giorno? E qua che ore sono adesso, raga? Vedete qua? Allora, guardate. Qua c'è la luce ancora, non so da voi, ma... Cioè... Guarda, anima, per te c'è la mia araucaria. Sta crescendo sempre più bella. Guardala qui, la mia araucaria. Guarda che bella che sta venendo la mia araucaria. E vabbè. Da te è buio. Ma perché qui siamo più avanti. Qua siamo... Cioè, qua siamo... Diciamo che qui le giornate sono più lunghe perché io splendo con la luce, con l'olio della crema solare che ho messo, quindi in poche parole le giornate sono più lunghe perché c'è il sole qua in faccia di lucidità e di meraviglia che in poche parole fa sì che le giornate durino di più. Per questo motivo qui da me c'è il sole, capito? E questo è il motivo. Comunque,
Tornando ai profumi, visto che ho abbandonato un po' il discorso profumi, vi faccio vedere le ultime novità. Le ultime novità della casa sono la perla in rosa. Poi la perla, cioè, mi sono intrippato con la perla Just Precious, ragazzi, approfittate degli sconti che ci sono da Tigotà fino a fine mese, c'è il 40% di sconto sui profumi La Perla, il 30% su Hugo Boss, il 20% su Ferragamo e altri che ora non ricordo. Poi mi sono comprato, strano ma vero da uomo, Cool Water Davidoff edizione estiva, è troppo buono, lo adoro, mi piace un casino. Poi mi sono preso la Perla divina, Eau de Toilette, l'ho pagato una minchiata, cioè veramente una minchiata vuol dire tipo 10 euro con lo sconto, una cazzata, cioè proprio. Idem questo, l'ho pagato 12 euro, la Perla divina, Eau de Parfum, sto rivalutando la perla. E poi una new entry, una new entry, una new entry, ta da da da, un altro Angel Eau de Toilette. Ah, com'è buono questo Angel. Già da qui si sente l'odore. Ah, adoro. Amore, ma lui mi difende, non mi vuoi mettere al mattatoio? Ma mi dici il tuo nome, Anung, che non mi ricordo. Forse me l'hai detto una volta, ma non mi ricordo più. Angel è buonissimo, ragazzi. Cioè, tanto c'è un mio follower che si chiama Angel Mon, che viene sempre a vedere solo i profumi che ho. Ciao Paola! Ciao, sei invidiosa. Lo so. Ragazzi, questo profumo l'ho pagato 10 euro. Francesco che ha 26-27 anni, mi sembra, se non ricordo male. Questo profumo di La Perla con lo sconto l'ho pagato tipo 10 euro, un 100 ml. Cioè, non potevo non prenderlo, ragazzi. Erano proprio, era un profumo che mi chiamava del tipo vieni da me, vieni da me, vieni da me. Allora, cioè, è venuto a casa. Cioè, 27, vedi che mi ricordo tutto. Poi, c'è ancora un goccino, ma questo ce l'avevo già, lo sto finendo tristemente, sono molto triste. Le Petit Robe Noir, Eau Fraîche, ce n'è l'ultima goccia, come farò? E poi basta, perché di altro. C'è la mia amica che saluto, ragazzi, iscrivetevi al canale di Note di Profumo, mi ha mandato dei sample di profumi buonissimi, guardate in queste confezioni pucciose, cioè mi raccomando, iscrivetevi al canale di, per favore, iscriversi al canale di Anima Luce e al canale di Note di Profumo. Anima Luce la potete cliccare qua nella live, se cliccate sul suo canale, ciao David Live, sei nuovo? Non mi ricordo questo nome, comunque sia. Poi mi ha mandato anche Flamenco di Monegal. Guarda qua. Chissà se Pamela Prati ce li ha tutti questi profumi. Per me no. Allora, poi cosa c'è? Ah, poi mi è stato regalato questo, ragazzi, l'avevo fatto già vedere. Ciao Davide, ciao. Allora, poi mi è stato regalato questo. Gucci Flora. Non mi piace, Glorious Mandarin, non so, fa cacare proprio. Tesoro, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, Dior Addict, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Adoro. Lunati Canto, ciao Martino, ciao a tutti in chat, ciao tesoro, benvenuta. Adesso tanto 2 minuti, ma il mio amore della mia vita è grande, lui, è lui. Chi lo sa qual è il mio amore? Chi lo sa qual è il mio amore numero uno? È lui. Lui è il mio amore. E questo è il mio numero uno, cioè questo è proprio il mio profumo Midnight Poison. Comunque sia, basta di accazzare. Detto questo, no, Midnight Poison, non Poison. Tesoro, ce l'ho il Midnight, ne ho una col. Ne ho tantissimo di Midnight perché mi sono fatto la collezione negli anni, cioè perché sapevo che andava fuori produzione, cioè del tipo. C'ho anche il. Guarda, c'ho anche qua la miniatura. Ho anche la miniatura del Midnight. Poi c'ho anche la miniatura e anche il profumo, ce l'ho. Martino, che belli i tuoi baffettini. Grazie Devil, mai non mi ricordo chi sei. Tanto è Poison. E sì, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, guarda qua. C'ho
Posso anche il parfum. Ciao Monster. Ma no, che invidia, ma quale invidia. Ragazzi, ma voi siete troppo carini con me, io vi adoro. Ciao Nunzia. Ecco, facciamo due parole. Oh! Due parole qui insieme, che poi tra un attimo vado. Anche il tuo piercing, ma questo ce l'ho già. Hai l'esprit d'ipnotic, vuoi dire il... oddio, come si chiama? Non mi ricordo il nome. Il Diable Rouge hai dell'ipnotic, allora. Se è quello lì. Nunzia. Tesori. Tesori belli. Io adesso vi lascerei, anche se mi dispiace un po', perché grazie Monster, ma io sono sempre bello, spero. No, sto scherzando, lo sai che anch'io ce l'ho lo secreto, io uso solo My Burberry. Ce l'ho anch'io lo secreto e c'ho anche lo Sensuel di Hypnotic, quello più vecchiotto del 2000. Sei fantastico e forte. Grazie Monster. Ma che carino. E... Bimbi, vi dispiace se vi lascio perché c'ho poco internet. E dopo se rimango senza internet non posso fare più niente, non posso fare più video, non posso fare più niente. Madonna, sembra con la testa, la faccia gonfia così. Vi adoro, vi amo, alla prossima live. Ok, mi faccio sentire. Mi dispiace, Bimmi, allora se vado. Grazie dei like, ragazzi. Carini che siete. Madonna, ma c'ho la faccia gonfia stasera, tutto così perché sono tesoro. Ciao, ma da tanto Magica che non ti vede. Ciao, baby. È stato bello vederti per poco qui. Ciao, Monster, tesoro mio. Ciao. Ok, mi faccio sentire Silvia, vai tranquilla. Ciao, ciao pensieri, ciao tesori, vi saluto, vi mando un bacione grande e grazie per il vostro affetto. Vi mando un bacio, io non ho votato, mi vergogno di dirlo, però non ho votato. Vi mando un bacione grande. Ciao, ciao belli miei, ciao, 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 ciao.